perché sembra chiaro ed evidente che ci siano elementi di illegalità. Se io forzo due blocchi stradali dei carabinieri mi arrestano, se una nave forza due indicazioni delle autorità di pubblica sicurezza, in questo caso della Guardia di Finanza, immagino ne paghi le conseguenze. Dopo solo 24 ore di stallo, la Mare Ionio, con il suo carico di 49 migranti salvati dalle acque libiche, è entrata ieri sera nel porto di Lampedusa. Ma appena ha toccato terra, la nave è stata posta sotto sequestro e la procura ha aperto un'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, proprio come ha auspicato dal ministro dell'Interno. Questa pseudonave di questi pseudo volontari hanno messo a rischio 50 vite, perché invece di portarli nei porti più vicini, hanno affrontato il mare. Alla vigilia del voto in Senato per l'autorizzazione a procedere verso Salvini, la maggioranza di governo è rimasta col fiato sospeso per il rischio di un nuovo caso di Ciotti. Fin dalla mattina Matteo Salvini aveva dato l'ordine di non far sbarcare la nave carica di migranti. Non sarà un altro caso di Ciotti, perché per quanto mi riguarda si deve risolvere subito, in poco tempo. Il concetto di accoglienza è diverso da quello di sbarco. Consentire sbarchi indiscriminati, senza limiti, non equivale a offrire accoglienza. Con la Mar Ionio a largo di Lampedusa, lo stesso Premier Conte, nelle aule di Camera e Senato per riferire sul Consiglio europeo, ha dovuto modificare il suo intervento. Di fronte alla singola emergenza, tutti quanti siamo in difficoltà, anzi pregherei tutti dobbiamo impegnarci a non strumentalizzare il singolo caso. Cioè, i migranti devono rimanere in mare, cosa deve succedere? Lo chiede a me, lo deve chiedere al ministro degli interni. Non, lei non mi deve fare la domanda se rimangono in mare i migranti. Come stanno i migranti? Le rispondo, i migranti stanno tutti bene e stiamo rispettando tutti i diritti umani e la salute a bordo. Ovviamente chi ha fatto quell'operazione deve anche rispettare la legge. Guarda caso, proprio alla vigilia del voto, arriva questa nave ONG di Luca Casarini. In serata arriva la soluzione. Archiviato il caso politico della Mare Ionio, la maggioranza giallo-verde può prepararsi al voto sul caso di Ciotti. Dovrà essere espulso chi vota contro questo. O le regole valgono, oppure siamo alle solite. Ti prendi la responsabilità di un voto in dissenso. Cioè, tutto sommato, Luca Casarini ci sta facendo un favore della Madonna. Cioè, sta rendendo evidente tutto quello che noi abbiamo sempre detto sulle organizzazioni non governative.